Buonasera ragazzi, sono Peloman della Piedavio e sono qui per leggere le domande del primo Talking Piv. E niente, non c'è una sigla, quindi fate finta che ci sia. Iniziamo subito con il cane da guardia. Cosa ne pensi di Priscilla Kelly che butta gli assorbenti al pubblico? Guarda, finché li butta al pubblico e non li butta a me, cioè, cazzi loro. Quale canzone dei Motorhead ti senti di più in 24 ore di giornata? E cambia da giorno a giorno, tipo c'è stato un periodo che rock and roll ascoltavo di continuo. Poi c'è stato We Are The Rock Crew, Motorhead, proprio la canzone, così. Te sappi che è dalle medie che ascolta almeno una canzone al giorno dei Motorhead. Quindi pensa da quanto tempo è. Ultima domanda, pensi che Carlo Birra torni in TCW? E lui è tornato come general manager, ha fatto il suo match di ritiro. Se non ha più voglia di combattere, ha fatto bene. Cioè, lasciamolo lì, grande Carlo Birra sempre. Monty King era meglio un gatto oppure Brian Cage? Ah, dipende chi è il gatto. Se il gatto è quello di Dragon Ball, io preferisco il gatto. L. Lovliet. Domanda molto bl per il nostro dio Peloman. Lemmy gg bang. Riassumi 20 parole massimo. Cosa fai quando guardi un porno? Anzi, non è una domanda, ma una sfida, dio. Guarda, io te lo dico con una sola parola. Sieges the Entertainer, che gli faccio i complimenti, 1000 iscritti su YouTube, cioè davvero grande. Saranno tutti di Castellammare di Stabia, ma vada Dio. E dice: bravo, non tagliare, il vero pelo me ne ho guardato integralmente. Comunque, come descrivi il tuo odio nei confronti di Danny? Io lo odio per davvero, perché a parte che c'è una community di merda, se tu puoi avere anche, e questo l'ho sempre detta a Senge, per avere anche 10.000-20.000 iscritti, se sono dei bambini, sono dei bambini, punto. Cioè, si vede che non capiscono un cazzo, e soprattutto sia lui che i suoi fan si vede che non seguono il wrestling da, cioè, io lo seguo dal 2001-2002, avevo 5-6 anni, no, avevo 5 anni avevo. Quindi se loro si vede che sono fan nuovi che non capiscono un cazzo. E Molgazzo, che io faccio i complimenti non per gli iscritti ma per la foto perché la adoro. Io adoro la tua foto, sei davvero spettacolare. Dice: meglio una donna che combatte o tu fai live? Guarda, io preferisco una donna perché almeno, oddio, mi fa schifo il mezzo, però li guardo tette e culo, sono felice. Cioè, Chris the Blue Lion dice: cosa hai provato quando hai eseguito la pedigree su Zeng nel video di Max? Guarda, mi è piaciuta ma fino a un certo punto perché non gli ho spiaccicato la faccia per terra, cioè un pedigree va fatto completo, non che, cioè, che arriva a metà e basta. È come quando si provi con una tipa, gli offri la cena, cosa che non ho mai fatto, e poi alla fine ti dice basta, vado a casa, cioè, capite? È la stessa cosa. E adesso arriviamo a quello che censura sempre, io ti censurerei le domande, Dio boh. Allora, dice che ha sputato un polmone quando è apparso l'ogni, e poi fa simpatico, no? Che dice comunque treno di, perché c'è quel simpaticone di Darth King, che io te lo dico adesso, Darth. Te lo dico anche qui, non guarderai il video, non mi interessa. Hai rotti i coglioni con il treno di domande. Io apprezzo che ci vuoi scrivere, ma Dio Cristo, non puoi fare 30 domande, te lo capisci? Questo arrivi con la testa, porca puttana. Oh, comunque apprezzo i commenti. Cenghe dice: pensi di creare dopo il torneo uno show settimanale con relativo video dove si svolgeranno le storie della PW? Ma guarda, io ti dico, avessi il tempo, avessi un microfono decente, perché anche adesso sto usando quello della, pensate, della webcam, avessi tutte queste cose, io lo farei perché mi piace fare i doppiaggi, cioè dai, è un'ignorantata bellissima. Comunque spero in futuro di fare qualcosa perché ci sarebbero già in mente delle storyline della Madonna dentro, cioè mi manca solamente tempo e materiale. Domanda numero 2, questa è la più seria, ma se faccio una curva e 130 in discesa, mi conviene urlare oppure tentare un drift? Guarda, io per esperienza personale, giocando a Need for Speed Underground 2 in multiplayer locale, e te hai già capito cosa voglio dire? Niente, io ti consiglio
di io ti consiglio un Extreme Ultra Super Late Breaking, per il semplice fatto che magari ti può attraversare un capriolo e poi ti schianti contro un palo, un disastro, devi rifare la macchina. Perché io ho provato il Cansedo Rifto, ma è riuscito fino a un certo punto. E Paolo Dei, detto anche Paolo il Porco, con una domanda che, cioè, io non lo so, ma che cazzo di problemi sai te? Leccheresti il Tampax di Alexa? Cioè, a me tra poco fa anche schifo metterlo sugli scaffali il Tampax, quindi, ma che schifo, ma no, ma no! Over the top e i suoi problemi di punteggiatura. Cioè, non ho capito un cazzo di quello che hai detto, però ho apprezzato la domanda. Cosa ne pensi di tutti gli avversari affrontati da Pelome, ma gli ha mandato a fanculo i giapponesi per far vedere la piedaglia? Cioè, allora, io adesso questa domanda te la divido in due. Cosa ne pensi di tutti gli avversari affrontati da Pelome? Allora, mi sono divertito un casino, ma il migliore secondo me rimane Super Strong Machine e... boh, mi è piaciuto un bel po' quel mezzo, non so perché. Sarà che è grosso così. Pelome, ma gli ha mandato a fanculo i giapponesi per far vedere la piedaglia. Come nel video citato in sovraimpressione, sì, li ho mandati a fanculo. Ultima domanda, che non c'è sotto il video, ma perché Alessandro Cocco ha avuto problemi, non so, mi ha detto che ha scazzato YouTube, non so cosa ha fatto, è arrivata la notifica ma è sparito il commento. Dice: se devi bombare una tra Alexa Bliss e Angela White, chi scegli? Hashtag amore di Lemmy. E io scelgo Angela White tutta la vita. Cioè, no, non so voi, ma io preferisco lei. Poi i gusti sono gusti. Comunque, finito il primo episodio di Talking Piv. Ah, di buono, non sono neanche riuscita. Amico Cactus, vuoi dire qualcosa? Ciao a tutti! Stai zitto, stronzo! Ok, ora che... guardate la faccia del cactus. Oh, porca troia. Pensate che neanche mi drogo. Dai, vi lascio con rock and roll, vaffanculo. Rock and roll!